riprendiamo un po' la nostra avventura in questo fantastico gioco tributo di Bud Spencer e Terence Hill. Mancava anche poco alla fine. Abbiamo fatto un bel po' di capitoli, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi andiamo col decimo capitolo. Sai, sono 10, 11, 12, 13 capitoli. Ok, via col decimo quindi. Spiaggia. Corri, corri, Bud. Come mai sei così docile oggi? Hai finalmente accettato il mio amore? No, sono solo felice di rivedere mio padre. Tu mi fai schifo come sempre. Come osi? Sai quante donne vorrebbero il signor K2? Perché non diventi tu la sua fidanzata? Ora basta, il tempo stringe. Via libera. Andiamo là. Che dici, Bud? Combatti anche tu? Ma ad oggi lo vedo un po' fermo, eh. Vai con la mitragliatrice, va. Una birra? Madonna, manco mezza. Non andremo molto lontani così, eh. Madonna, manco una birra. Vabbè, ma così è una bastardata. Vabbè, però. Ma senza cura io cazzo va. Vabbè. Ma io non so dove andare senza cura. Se no mi danno una birra ogni tanto. È difficile così, eh.
mica cade, E dai. Niente birra? Vabbè. Non c'è la volontà, non fatevi... Madonna, un miracolo! Era ora. Questa parte finale è tosta. Infatti sto giocando parecchio in difesa. Birra per Bad, per favore. Thank you.
Cazzo si è. Vabbè, niente. Ma molto da capo. No, no, tutto da capo, no, che palle. Oddio mio. Vabbè, è un incubo sto pezzo, abbiamo capito. Terenzillo, un po' di aggressività, faccio tutti così a sto punto. La tecnica dell'ariete. Bevila tu, dai! Prima ne sono apparse due comunque. Ma così è una pacchia però, eh! Thank you.
Vai giù, bastardo. Vai, vai, sfondamento, bomber! Così me li devo fare, sti bastardi. Alla bomber, proprio. Vai, vai, venite, venite, vi sfondo tutto. Vai, vai, sfondamento proprio. Oh, una banana. Buona. Buona, buona la banana. E vai, ho cato banana in gioco, ma è chiuso. Vai, banana giù. Vai, bomber, sfondali tutti! Posso chiederti una cosa? Vuoi un bacio? Vuoi un becio? No, cerchiamo una ragazza. Tu hai appena trovata? Appena trovata? Beh, buono, lo so. E ora adesso che si fa? È una sfida grande guerriero con... Da grande guerriero. Lo senti questo rumore? Nascondiamoci qui. Trova un amico, trova un tesoro. Eh sì. Eccolo lì. Sono il capitano Zoltan. Il nostro rumore adesso è mio. Eh sì, quello che stava in chi trova un amico trova un tesoro. Capitano, non stavamo cercando il tesoro. Giusto, prendiamoci il tesoro. Arr. Noi, il tesoro qui, noi raccogliere banane. Sì, capitano.
Ben detto, capitano. Yeah. Per mille fagioli sarà una lunga giornata. Ora sentite questo villaggio e portatemi il tesoro e giù. Tolta, questi due sono fortissimi. Inutili bidocchi, ci penso io a loro. Voi cercate il rum. Arr. Ti vuoi di questo pirata dei misti va. Alcolismo puro proprio, vai vai, beviamo senza pietà, tutte le bevo. Eccoci qua. Grazie per aver salvato il nostro villaggio. Donna che cercate, il laboratorio sotto isola. Dove si trova questo laboratorio? Ah, Lulu, guarda loro, carrozzone, è vostro laboratorio. Carrozzone no, carrozzone no, mamma! Carrozzone sì. Carrozzone sì, carrozzone sì. E lì c'è il papà. Ecco Carosone! E a cosa ci serve? Come entriamo? Entrate Carosone! Carosone è entrata segreta, scala lunga!
Io sgabbo, addio. E vabbè, entriamo in carrozzone. A posto. Prossimo livello, laboratorio. Questa scala è lunghissima. Minchia, la faccia del carrozzone. Già. Non si vede la fine. Io vedo la tua di fine, se non stai zitto. Hai ricevuto, capo. In silenzio. Per non farci scoprire. Muto come un pesce. E basta. Ehi, hai sentito qualcosa? Rilassi, smetti di essere sempre paranoico. Ma cosa? lo schianto di bomber è il migliore. Non è mo? Abbiamo fatto scattare l'allarme, nascondi. Nascondiamoci. Non vedo nessuno qui, dividiamoci e controlliamo. Ehi. È stato il gatto del capo come al solito, torniamo. Vabbè, torniamo indietro. Ok, riproviamoci stavolta e stiamo attenti. C'è un gioco stealth che è dal via. Ma pure a quello devo stare attento. È diventato un gioco stealth, insomma. No, dai! Io ecco, facciamo così, va. No, merda. C'è un checkpoint o tutto da capo? Oddio, da qui. Dai! Non si poteva passare! E come ha fatto Terenzilla a passare? Che ho visto benissimo che è passato attraverso tutto. Ma! Terenzilla di merda! Ma è stato Terenzilla a farsi beccare! Ah, che palle! Ma abbassarsi no, eh! Dai, Terenzile, che cazzo fai? Dai, ma te, il bot è stupido, mica colpa mia.
E però dai, il botto che si fa beccare, cavolo. E vabbè, niente. Però se il botto si fa beccare mica è colpa mia, io che ci posso fare? Ma era in alto, cavolo. Dai, ma che sei scemo? Ma che cazzo fa? Vai, ma il bot è cretino, eh. Cioè io devo spostare tutte e due contemporaneamente, non mi capisco. E vabbè, niente. Dai! Ma era verso l'alto! Oh, ma quanto è alto Bud Spencer? Ma che cazzo sei io? Allora l'avevo tutta in silo, so che è un nanetto. Madonna. Oh, alleluia. L'abbiamo fatto alla fine, eh? Che parto questa parte. Comunque arriva la gente, è stata davvero una passeggiata. Come no, ma arrivano tutti, mi ho fatto passeggiata. Sicuro. Eccoli là. Ma che... Ragazzi, suonate l'allarme. Una passeggiata, eh? Intrusi nell'ascensore! Addosso, uomini! Venite, venite, che ce n'è per tutti. Siete stati bravi a rifare fin qui, eh. Ma noi siamo più bravi. E più forti. Dai, dai, vediamo che sapete fare, va. Voi avete interrotto il fusolino? Ah, è il mio pranzo. Madonna, che delirio. Questa gratta sembra... questa gratta non è solita, vedo una stanza dall'altra parte. Serviva qualcosa di pesante per sfondarlo. Ce l'avete lì. Forse ho avuto un'idea.
Lo usate come ariete. Quei due sono davvero forti. Dovremmo avvisare il capo. No, l'ascensore è bloccato. Non è possibile che arrivino qui. Tutto è possibile. Dimmi, stiamo in guardia. Non preoccuparti, Jere. Siamo al sicuro. Chi sono questi? Quelli che hanno fatto il gioco. Respira, vivi la tua vita. Sii felice. Torna a casa e abbraccia la tua figlia. Senti che mi perdonerà dopo 2 anni di assenza. Come dici anche tu, tutto è possibile. Hai ragione, Timmy, ho deciso, domani tornerò a casa e... Ehi, quella è Sofia, è rinchiusa in un razzo. Il vecchio deve essere quello con i nostri assegni. Doc, non fammi perdere la pazienza, attiva quel virus. Tu sei pazzo, quel virus potrebbe danneggiare tutte le coltivazioni del mondo. Tranne i nostri fagioli, il piano è proprio questo. Tutto questo solo per soldi. Soldi? Il mondo si è preso il gioco di me e dei miei fagioli. E ora la pagherà. I tuoi fagioli fanno schifo. Zitta! Sembra che Doc facesse esperimenti per rendere le piante più resistenti. E che sia riuscito a sviluppare una pianta di fagioli resistente a tutto, ma che purtroppo fanno schifo. Esatto, vendendoli K2 è diventato il nostro imbello di tutti. Non si scherza con i fagioli. Maledetto vecchio, sto perdendo la pazienza. Non muoverò un dito per salvare questi dannati fagioli. Forse mi sono spiegato male. Non lo farai per i fagioli, lo farei per tua figlia. Non osare toccare mia figlia. Ora basta, mi darai i codici per attivare il virus adesso. O tua figlia farà una brutta fine. Sei un mostro, papà, non accettare. Non fare del male a mia figlia, vi fermerò. Ecco, a posto. Papà, non fategli del male. Dobbiamo muoverci o finisce male. Questa mossa è tremenda. Vai, bomber! Posso usarlo all'infinito poi, eh? Più siete più funziona sta mossa. Andiamo, amico alcolizzato. Le birre che stanno uscendo fuori in questa parte.
30 minuti al lancio. Forza, inserisci il codice a tua figlia fino in orbita. Va bene, hai vinto, basta che tu non le faccia del male. Sembra Doc di Ritorno al Futuro. Ecco fatto, è quello che volevi. Virus attivato. Procedura di lancio velocizzata. 15 minuti al lancio. Davvero pensavi che avrei risparmiato questa presuntuosa arrogante? Mi ha rifiutato. Grande Giove. No, non fa... No, Grande Giove! Vabbè, ma allora... Ma questa è una citazione, ragazzi! Come Grande Giove! Vabbè che prima c'era anche una citazione a Ghostbuster, perché avevano detto Grande Zul, eh? Quindi... Fantastico. Il virus è sul razzo con tua figlia. Auguri, buon viaggio. Auguri e buon viaggio. Addio, idiota. Belle le citazioni, eh. Prima Ghostbuster, ora Ritorno al Futuro. Dobbiamo trovare il modo di superare questo vetro infrangibile. Io dico che è quasi infrangibile. Eccoci qua. E voi chi siete? Sono il fidanzato di sua figlia, lui è il testimone di nozze, siamo qui per salvarvi. Fidanzato? Lo signore, sua figlia ci ha assunti per salvarla. Lo ignori. Ora la tiriamo fuori da lì e siamo pronti a riscuotere la ricompensa. È troppo tardi per tirarla fuori, bisogna prima interrompere il lancio. L'unico modo per farlo è con il telecomando che K2 si è portato via. Vediamo di non perdere altro tempo, andiamo. Almeno il doppio, eh. Ops, devo aver capito male. Vuoi tornare indietro? Smettila, andiamo a salvare la ragazza. Ma che? Un bagno vuoto? Sarà un passaggio sicuramente qua. Qui la cosa puzza. Puoi dirlo forte. La porta è bloccata. Ci stiamo muovendo. Ehi, ma questo è un ascensore. Eh sì, un accessore. Aeroporto. Penultimo livello. Quanto ci mette questo cesso ad arrivare? Me la sto facendo sotto. Rispetta la fila e non spingere. Il primo sono io, giusto? Certo, capo. Passi pure, capo. E voi chi siete? Quelli delle pulizie? Spaccate gli intrusi. Ma a me scappa. Sta mossa veramente tremenda. Oh. Poi sono facilmente pure le birre. Fantastico. Un aeroporto. Con accesso da un cesso? Ok, non abbiamo tempo per le domande. Andiamo a riprenderci il telecomando. Nulla sopravvive a Bomber. Guarda laggiù, quello deve essere l'aereo di K2. Si preparano al decollo, dobbiamo sbrigarci.
Non spremiamo la birra. Sai, qui manco serve la supermossa. No, direttamente di pugno, tanto hanno poca vita. Ehi, i fagioli non si sprecano. Venite, venite, qui ci sono botte per tutti. Botte, botte di Natale. Eccoli. Fermate quei due e fate partire questo dannato aereo. Capo, dobbiamo finire di caricare le casse, capo. Dannati idioti, vi ho detto di partire ora. Sì, capo. Scusa, capo. Certo, capo. Vedere io. Vieni qua. Vieni qua, ciccio bastardo. Hai visto che gentili ci hanno regalato le mode. Andiamo, il portone dell'aereo è ancora bloccato dalle casse di fagioli. Livello completato? Sì. E finalmente l'ultimo livello. No, ma la vado a fare. Oh, tutte le sto peccando. Vabbè. Le ho beccate tutte.
Mi metto qui forse. E ripeto, forse qualcosa riusciamo a fare. E vabbè, oh. Di farla finita. Sfonda, bomber! L'abbiamo fatta. Andiamo a prendere quel farabutto. Per arrivare al gran finale finalmente. Vai vai, sfonda, bomber. Benvenuti. Siete venuti a godervi il lancio in diretta? Maledetto, libera Sofia. Libererò di voi, delle ragazze, e diventerò ancora più ricco. Tutto nel giro di pochi minuti. Oggi deve essere la mia giornata fortunata. Ben detto, capo. Ora seggerete l'ira dell'implacabile robot fagiolatore. Smettete di chiamarlo così. Scusa capo, spero che quella lattina gigante ti protegga e sbagliati i conti. Scusa capo, ho fallito. Non preoccuparti, mio inutile servo. Ora affronteranno H725 la sua massima potenza. Dai, i miei denti. Birra, di fammela prendere. Dai, è facile, su! Ah,
Finita la pacchia, bello mio. È finita Cappatoio, i fagioli del mondo sono sali. Ehi, perché il lancio non si interrompe? Siamo troppo lontani dall'isola. Il raggio è fuori dalla portata del telecomando. Non avete pensato sarebbe finita qui? No. Ecco. Presto, dobbiamo tornare verso l'isola. Sai pilotare un aereo così grande? Pilotare sì, atterrare no. Abbiamo un problema. Durante lo scontro deve essersi danneggiato il serbatoio. Stiamo perdendo quota. Porterò questo rottame sull'isola. Tu trova un modo per alleggerire il carico. Ci penso io. Tieni. Con questa radio possiamo tenerci in contatto. Usare il robot? Ma è tutto un filmato, che non lo fai più niente. Come sto andando? Non sei abbastanza? Devi alleggerire molto di più. Aspetta, mi è venuta un'idea. Inserisci il pilota automatico e vieni a darmi una mano. Ecco, appunto. Tutti quelli che hanno picchiato. Ok, ci siamo, abbiamo preso questo passi, troviamo questo telecomando. Siamo stati grandi. Puoi dirlo forte. Credo che siamo agli sgoccioli. E adesso? Abbiamo abbastanza carburante per atterrare? No! No! Beh, non per atterrare in sicurezza sull'isola, ma per alzarsi quanto più possibile ed evitare di precipitare sugli abitanti, sì. Come sarebbe a dire? Hai mai visto i gabbiani? Volano alti alti nel cielo. Poi a un certo momento bloccano le ali in volo e cominciano a scendere. A volte riescono a fare lo stesso percorso in discesa di quello che hanno fatto in salita. E lì sostiene il vento, le correnti, l'istinto. Il vento, le correnti, l'istinto, ah certo. Ma se questo non dovesse bastare, loro possono sbattere le ali. Noi scusa, che cosa sbattiamo? Sbattete le chiappe. E noi sbattiamo per terra. Boom! Vabbè, sono finiti in acqua. Eh sì. Gli ha detto bene, dai. Ma che bell'acqua cristallina. Beh, è stato molto carino, sì. Breve, ma intenso. Ah, il gatto di prima. E adesso che facciamo? Nuotiamo. E dove vogliamo andare? Bahamas, sai dove sono?
No, neanche io. Questa volta facciamo come dici tu, ma non finisce qui. No, no, finisce proprio qui. No, però zitti zitti, ci ha lavorato un po' di gente qui, eh. Ammazza Mantinomio. Non è proprio un gioco fatto da due scemi, eh. Guarda quanti. Ammazza quanta gente, oh. Porca vacca boia. Però alla faccia era lavorato più gente qui che su Elden Ring. Può anche tornare indietro. Buio in eterno? Un eterno buio con la musica. Oddio no, prego. Ok, quindi è finito. Eh sì. A posto. Beh ragazzi, questo era il fantastico gioco di Bud Spencer e Terence Hill, quindi ce lo siamo gustato, siamo divertiti. E che dire? Per adesso è tutto, dal vostro like, hasta la vista!